Questo è il video che avrei voluto postare giovedì scorso e che poi invece, come sapete, a causa di un guasto alle apparecchiature di ripresa non ho potuto editare. Ovviamente, appena iniziate le consultazioni con i partiti e le formazioni politiche minori, insomma non erano ancora saliti al colle il Movimento 5 Stelle ed il Centrodestra Unito. E naturalmente farò a breve un nuovo video con il quale aggiornerò la situazione. Uno spettacolo penoso. Mi sto riferendo naturalmente alle consultazioni che sono iniziate al Quirinale, in quanto vengono ricevuti dal capo dello Stato personaggi imbarazzanti. Sembrano usciti dal circo Barnum. La cosa che tuttavia è preoccupante e in questo caso non penosa, è la risposta che dovremmo dare a questa domanda. Ma chi rappresentano questi qui? A parte loro stessi, ovviamente. Di sicuro non rappresentano gli italiani, ma nemmeno un po'. E invece vengono ricevuti dal Presidente della Repubblica, al quale riferiscono la loro smania, la loro aspirazione, ecco. Ossia che venga fatto un altro governo Conte in modo tale che questi personaggi possano continuare a prendersi lo stipendio da parlamentari. È veramente una situazione deprimente. Forse questa crisi potrebbe avere solo un aspetto positivo qualora si andasse verso un governo delle larghe intese, la cosiddetta maggioranza Ursula. In questo caso, in effetti, si potrebbe finalmente smembrare e definitivamente sbriciolarsi Forza Italia. Davvero non se ne può più di questo partito che da tempo ormai è in totale disfacimento e continua a fare danni. Chi di Forza Italia vuole rimanere all'interno del centrodestra, aderisca a Fratelli d'Italia oppure alla Lega. Gli altri se ne vadano dove vogliono. Cioè, ormai le posizioni di Fratelli d'Italia e della Lega sono talmente moderate che da soli possono essere assolutamente definiti centrodestra. E tutto il resto, la famosa accozzaglia, ossia Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU, Più Europa, Azione, Italia Viva, i sudtirolesi e eventuali nuovi partiti con dentro, che ne so, Brunetta o elementi simili. E poi, ripeto, tutto il pattume che rimane è tutta questa roba qua dentro il centro-sinistra. E poi si va dalle elezioni, auspicabilmente, a mio modo di vedere, con una legge elettorale fortemente maggioritaria. Centrodestra contro centrosinistra, certo. Chiaramente lo so, è che non ci sono le condizioni per fare oggi una legge elettorale maggioritaria, quindi si vada comunque alle elezioni con la legge attualmente in vigore e che sia finita. Questa vicenda, questa ridicola crisi di governo, ripeto, ha il solo merito di aver evidenziato la fine di Forza Italia. Veramente un partito che ovviamente ha avuto, ecco, bisogna riconoscere una funzione nella storia politica nazionale, ma ormai veramente non ha più senso. Effettivamente io mi augurerei, ecco, questo sì, che nascesse un partito dalla forte connotazione anti-europeista, che serva perlomeno da pungolo, ecco, per la coalizione di centrodestra, che ovviamente dovrebbe essere un po' più eurocritica rispetto alla coalizione di centrosinistra. Comunque, per il momento la situazione è questa. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU e gruppetti più o meno improvvisati sono per un nuovo incarico a Conte. Più Europa e Italia Viva preferirebbero un altro premier, anche se Italia Viva naturalmente ufficialmente non ne fa una questione di persone. Lega e Fratelli d'Italia, vabbè, lo sappiamo, sono per il voto. Come sempre accade poi, quando il governo va in fibrillazione, il Movimento 5 Stelle rispolvera
Alessandro Di Battista, che ormai è diventato un altro personaggio imbarazzante. Chiaramente ormai, pur così rimanendo fuori dalle aule parlamentari, anche lui da tempo ha perso completamente quel briciolo di dignità, ammesso naturalmente che ne avesse mai avuta. Sentigli dire: Conte candidato premier Movimento 5 Stelle PD alle prossime elezioni? Non so, me lo auguro. Veramente sconcertante. Tutti voi naturalmente ricordate quel video, poi diventato anche virale in rete, nel quale al giornalista che gli chiede se il Movimento 5 Stelle farà alleanze con altri partiti, Di Battista risponde in questa maniera: con il massimo rispetto, io credo di aver risposto a questa domanda forse un milione di volte. Allora, per essere ancora più chiari, il giorno in cui il Movimento 5 Stelle, ma non succederà mai, si dovesse alleare con i partiti responsabili della distruzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle. Ora, cari ascoltatori, voi sapete come sono fatto. Ormai, insomma, mi conoscete. Ma io resto sempre sbigottito nel pensare che esistano persone simili. Io mi vergognerei in una maniera, non so, cioè, insomma, non riuscirei più a trovare il coraggio di uscire per strada. Se trovassi infatti uno che, riconoscendomi, mi chiedesse: ma tu sei mica quello che diceva che il giorno in cui il Movimento 5 Stelle, non succederà mai, si dovesse alleare con i partiti responsabili della distruzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle. Io come si potrei rispondergli? Mi sotterrerei dalla vergogna. E invece Di Battista evidentemente non si vergogna. Non si vergogna neppure di dire: Conte candidato premier Movimento 5 Stelle PD alle prossime elezioni? Non so, me lo auguro. Vabbè, mi chiederete ovviamente come va a finire. Io ribadisco quel che ho già detto qualche giorno fa. Alla fine troveranno un accordo. Perché è solo una battaglia nata per la spartizione di una torta. Quindi, insomma, dopo le liti troveranno un compromesso. Ognuno si prenderà la sua fetta di torta, naturalmente. E ripeto anche che se questo, ossia questa maniera più che clientelare, questa maniera infima di intendere la politica, se questo è sempre stato lo standard del Partito Democratico, è veramente avvilente vedere che il Movimento 5 Stelle si è immediatamente adeguato. Un'ultima cosa su Di Battista. Come se non bastasse quell'uscita, più che infelice, un'uscita terrificante su Conte, candidato premier, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, ne ha detta un'altra. State a sentire. Io, ministro, quando mi hanno detto entri tu ma entra anche la Boschi, mi sono fatto da parte. Oggi non chiuderei la porta. Cioè, Dio ce ne scampi. Dopo Gigino agli esteri, dopo DJ Fofò alla giustizia, ci manca solo Diba, non so dove, insomma. Per favore, io vi dico, abbiate pietà, certe cose perlomeno risparmiatecele. E allora, cambio completamente discorso per rispondere ad una curiosità che mi hanno chiesto alcuni ascoltatori. Cosa è successo e cosa sta succedendo a Wall Street con GameStop? Ve ne occorrerebbe naturalmente fare un intero video e forse non basterebbe neppure, ma non so quante persone sarebbero interessate. Comunque, sappiate che effettivamente si tratta dell'ennesimo scandalo della borsa americana che sempre più spesso somiglia a una slot machine. Powell, il presidente della Fed, chiaramente imbarazzato, si è trincerato dietro un no comment, visto che effettivamente il presidente della banca centrale non deve commentare l'andamento di singoli titoli. In effetti, in
causa dovrebbe essere chiamata la SEC, cioè l'organo di vigilanza e di controllo della borsa, insomma, per capirci l'equivalente americano della nostra Consob. E allora, al centro dell'attenzione, un'azienda praticamente sull'orlo del fallimento, per non dire di fatto già fallita. Si tratta della GameStop. Probabilmente alcuni di voi la conoscono perché ci sono ancora anche in Italia negozi aperti normalmente, soprattutto insomma in centri commerciali. Ebbene, per motivi che probabilmente gli appassionati di videogiochi conoscono benissimo, purtroppo questi negozi sono diventati di fatto inutili, visto che adesso i videogiochi si scaricano direttamente sul computer. L'azienda americana è quindi da anni in crisi, dal 2018 registra solo perdite. Ebbene, ovviamente era un titolo gravato, e aggiungo io giustamente, da un certo numero di operazioni short, ossia operazioni al ribasso. Questo tipo di operazioni sono, ma lo dico senza remore, sono assolutamente lecite e, a mio parere, anche auspicabili. Un mercato funziona bene se ci sono persone che la pensano in maniera diversa. Comunque, queste operazioni short, ossia al ribasso, generalmente sono fatte da fondi che vengono considerati fondi speculativi, ma nella realtà non fanno alcuna speculazione. Comunque, non entro nel merito perché sarebbe troppo lungo, eventualmente se l'argomento vi interessa potrei dedicare appunto un apposito video. Comunque, sul titolo si scatena invece una operazione, questa sì davvero fortemente speculativa, un'operazione contro questi fondi, ripeto, che venivano etichettati con il termine di fondi speculativi. Quindi cosa accade? Un titolo che valeva, questo GameStop, circa 17 dollari all'inizio di quest'anno, quindi meno di un mese fa, è stato pompato in una maniera spaventosa ed oggi è arrivato a toccare addirittura i 500 dollari. Avete capito bene, guardate, da 17 a 500 dollari. Oggi poi è stata una giornata letteralmente folle. Il titolo GameStop, nel pre-borsa, diciamo, da 350 dollari da quale era partito è salito fino ai 500 dollari, poi è crollato a 266 dollari all'apertura dei mercati. Dopo solo mezz'ora, quindi in 30 minuti dall'inizio delle contrattazioni, da 266 dollari il titolo arriva a 483 dollari. Ma nell'ora successiva crolla letteralmente fino a 112 dollari. Avete capito bene? Un titolo che valeva 483 dollari, un'ora dopo ne valeva 112. Poi è risalito ancora fino a 300 dollari, poi è di nuovo ridisceso intorno ai 260 dollari. Insomma. Qui altro che slot machine. Qui siamo veramente alla follia. Sono cose che chi si interessa di mercati finanziari fanno proprio male, perché screditano tutto un settore, appunto quello dell'investimento finanziario, che invece ha una propria logica. Ripeto, dovrebbe intervenire l'organo di controllo, che invece, almeno a quanto mi risulta, non è intervenuto. Insomma, per punire dei fondi, lo ripeto, che vengono chiamati speculativi, ma nella realtà agiscono alla luce del sole, è stata messa in atto invece quella sì una gigantesca operazione di speculazione che, per la solita legge della borsa, cioè e adesso a chi tocca, quell'operazione adesso rischia di innescare reazioni a catena che non si sa quali danni potranno produrre. Vabbè, mi fermo qui, insomma. Tra poco farò nuovi aggiornamenti.